diritti e bisogna far luce su questo, perché non solo per chiarire quello che è successo, ma anche per chiarire quello che ci può succedere, ci potrà succedere a ognuno di noi. Cioè noi dobbiamo avere la certezza che le nostre istituzioni sanitarie, quando devono decidere sulla nostra salute, decidono nel nostro interesse, non nell'interesse delle case farmaceutiche. E quindi abbiamo fatto questa grande inchiesta, e qual è la notizia che siamo in grado di darvi oggi in anteprima e in esclusiva? La diamo, Donato? Che dici, la diamo? La diamo al... Pronti, eh? Perché questo farà discutere. La diamo? 1, 2, 3, proprio in base alla nostra inchiesta, eccolo qua, il ministro Speranza è indagato per le bugie sui vaccini, cioè la procura di Roma, proprio sugli elementi della nostra inchiesta, la procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro l'ex ministro e contro l'ex direttore generale dell'Agenzia del Farmaco. Fra l'altro sono accuse pesanti, si va dal falso ideologico all'omicidio. Attualmente tutto da dimostrare, è un'inchiesta, nessuno è colpevole, è un'inchiesta. Peraltro per il ministro Speranza deve essere ancora dato il via libera all'inchiesta dal Tribunale dei Ministri. Il Tribunale dei Ministri deve dire sì, si può indagare, poi ci sarà l'indagine. Però ecco, si muove qualcosa e forse c'è uno spiraglio di luce, di verità, e tutto questo perché? Perché abbiamo avuto il coraggio di denunciare, perché abbiamo avuto il coraggio di essere fuori dal coro.